Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi video delle ultime letture 2022, quindi quelle che ho fatto a novembre e quelle che ho fatto a dicembre. Così almeno chiudiamo il 2022 perché non ne voglio più parlare e ci buttiamo direttamente nel 2023. Oggi parlerò appunto esclusivamente di libri e vi mostro un unico fumetto che ho letto perché vi ho fatto il punto di situazione manga in cui vi dico tutto quello che penso di manga che ho letto nel 2022. Se non l'avete visto dovrebbe essere il video precedente a questo, comunque vi lascerò il link qua sotto. L'unico fumetto che ho letto appunto nel 2022, negli ultimi tempi, è stato questo qui, il calendario dell'avvento di Topolino, che io ho amato la follia, mi è piaciuto un sacco come idea, l'avevo già detto anche per il video di Luca Comics, degli acquisti. È stata una lettura fantastica perché ogni storia, ogni giorno aveva una sua storia e secondo me è una cosa molto carina anche perché la posso riutilizzare tutti i santi anni. Alcune storie mi sono piaciute di più rispetto ad altre, ovviamente, come tutto, ovviamente. Non ho nient'altro da dire perché mi è piaciuto, cioè, mi ha tenuto in compagnia, mi è piaciuto anche ogni giorno dover leggere qualcosa, quindi mi è piaciuto. Se dovesse interessare, comunque questo è Little Planet a 25 euro. Poi passiamo ai libri. Ci sono libri fisici che ho ancora qui e libri che non ho più. Partire dai libri che non ho, così ce li leviamo subito. Il primo libro di cui vado a parlare, che appunto non ho più, è Iron Widow. Non fatemi dire il nome dell'autrice, dell'aut, non so come, scusate, non volevo dire l'autrice, dell'aut, non so che termine utilizzare, quindi dirò di chi l'ha scritto, perché non saprei proprio pronunciare il nome di questa persona. Potenziale sprecato. Storia molto interessante. Il problema è che c'è un world building pressoché assente, non ci sono descrizioni, quasi nulla. L'unica cosa che mi ricordo è che i poster erano illuminati, come se avessero tipo i LED attaccati e basta. La descrizione proprio di dove ci troviamo non sussiste. È scritto veramente male questo libro. Sapevo che sarebbe stato scritto male, ma non così tanto male. Cioè, veramente è scritto veramente, veramente male. Non l'ho portato a termine perché mi sono rifiutata, francamente. Io sto portando avanti questa mia ideologia secondo la quale se un libro non merita di essere letto, non ci spreco il tempo dietro, francamente. Il titolo che ho letto a fine 2022 è stato, tra novembre e dicembre, adesso non mi ricordo precisamente in che ordine, però è stato Il ladro di mille baci. Anche qui l'autrice L.J. Shane dovrebbe essere, se non vado errata, libro che ho bocciato. Non mi ricordo se ve l'ho già recensito, non credo. Ma è stato proprio uno di quei titoli di nuovo che non ho terminato perché non perché sono scritti male, anzi, mi stava pure piacendo, però una certa prende una piega maschilista, possiamo dire, che no, l'ho letta, stavo leggendo, l'ho trovato contenta perché mi stava abbastanza piacendo, ero molto molto contenta, vado avanti a leggerlo, a un certo punto dico no, questo assolutamente non mi dispiace, ma no. Quindi l'ho mollato, gli ho dato una stella su 5, ovviamente, come tutti i titoli del genere. Un altro libro che non ho più, perché ho già dato via, è stato Il mio regalo inaspettato della Kingsley. E qui ci tengo a aprire una parentesi. A me la Kingsley, come ogni volta, lo dico sempre, a volte piace, a volte non piace. Ci sono libri suoi che mi fanno impazzire, letteralmente, altri che mi hanno fatto, mi dispiace dirlo, schifo. Ok, perché comunque è una persona che rispetto, perché mi piace un sacco, io la seguo anche su TikTok perché mi piace un sacco, davvero tantissimo, però qui non riesco a digerirli. Però questo è stato il mio regalo inaspettato, ma non è un libro brutto, ok? È semplicemente banale, ma proprio banalissimo libro che ho portato a termine, però non mi ha dato nulla, francamente, l'ho trovato proprio banale. Noioso, non mi ha mai fatto ridere e io aspetto che lei mi faccia ridere, oltre che innamorare, mi faccia anche molto ridere. Quindi, francamente, non mi ha dato nulla. Questo titolo ho deciso di darlo via. Premetto che è un titolo molto breve, ma c'è un altro titolo molto breve, la scrittura che mi è piaciuto veramente un sacco. Quindi non è il fatto che sia breve, è il fatto che proprio non mi è piaciuto per nulla. Altro titolo che non ho qui da mostrarvi, che vi lascio ovviamente l'immagine sopra impressione, come tutti gli altri libri, è stato Pendragon. Questo titolo. Credo che sia autopubblicato, forse lo trovate solamente su Amazon, lo trovate su un'altra parte. Premetto che io non l'ho dato via, io ho dato 3 stelle su 5 e non l'ho dato via, semplicemente è stato prestato, quindi ho dovuto ridarlo alla persona che me l'ha dato, me l'ha appunto prestato, ed è un libro fantasy.
con un finale molto particolare, che non vi vado a spoilerare. Praticamente si rifà la cultura al ciclo arturiano. È molto cliché come fantasy, cioè abbiamo il classico eroe, abbiamo la classica principessa da salvare, abbiamo proprio le cose classiche, classiche, classiche. Finale molto inaspettato, che non è un finale perché credo che sia una duologia, se non vado errata. E tutto sommato non mi è dispiaciuto leggerlo. Ho trovato anche il linguaggio un po', tra virgolette, forbito. Lasciatemi passare il tempo. Per i tempi che corrono è un po' forbito il linguaggio utilizzato in questo libro, però non mi è dispiaciuto affatto. L'ho letto tranquillamente, mi ha fatto passare la giornata. Ovviamente non è un titolo che consiglierei a chiunque, è un titolo che consiglio forse ai più giovani, gli adolescenti, quelli magari che si approcciano al fantasy, perché sono tematiche e avvenimenti già affrontati decine di migliaia di volte, cose già veramente viste, riviste, straviste. La moglie di Shanghai di Jean Morgan, edito dalla Newton, costi 12 euro il volume. Ora, perché l'ho mollato questo titolo? Questo titolo parlerebbe della ovviamente della dominazione della guerra mondiale in Cina. In realtà non è neanche in cinema, dovrebbe essere a Kowloon, non saprei dirlo, un distretto di Hong Kong. Probabilmente chi legge manga lo conosce meglio di me perché c'è un manga sopra, appunto. Comunque, ambientato nella seconda guerra mondiale, la nostra protagonista è una infermiera, insieme alla sua amica infermiera, e vive in questo posto. Cosa non mi è piaciuto del libro che mi ha detto mollalo? La protagonista su tutte mi sta veramente proprio, proprio antipatica. Però per me è fondamentale una questione. Il libro è ambientato durante la seconda guerra mondiale, quindi durante anche gli orrori della seconda guerra mondiale. E io ho messo un freno a questo titolo perché a me non ha fatto provare nulla. Nonostante vengano descritti alcuni orrori fatti appunto perpetrati durante la seconda guerra mondiale, non ho provato niente. E questo per me è un lato negativissimo, perché io sono una persona su questo argomento molto, 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 molto sensibile. Io piango facilmente se guardo il film sulla Seconda Guerra Mondiale, ho letto anche altri libri su questo argomento che mi hanno segnato, ma questo proprio non è riuscito a fare niente, manco a scalfirmi. Quindi una certa, siccome questo mi stava antipatica, i personaggi di là non mi piacevano molto, ho deciso di mollarlo. La lettura non è brutta. Per carità, è scritto veramente molto bene, però no, no. Per me un argomento simile deve portarmi, deve veramente scombussolarmi, quindi non, no, purtroppo no. Poi, veniamo, questo lo faccio vedere per ultimo perché è una scoperta per me. Veniamo a questo titolo che non mi ha fatto impazzire. Cercavo una romance ambientata sotto Natale e in realtà questo titolo ce l'avevo già dall'anno scorso, dal 2021, però l'avevo dato a mia nonna durante quel periodo, quindi io l'ho letto l'anno scorso. Ed è Pochi giorni a Natale di Lizzie Byron. Purtroppo per me questo titolo è bocciato, non perché la storia sia brutta, perché ha un sacco di messaggi positivi, però non è proprio il classico, non il classico, la storia d'amore di Natale, sotto Natale, che cercavo. Più che essere una storia d'amore, questo è un titolo che si rifà molto a rimanere se stessi, a sapere se stessi, alla famiglia, al festeggiare il Natale, però comunque anche all'evoluzione del Natale, non so, ci sono un po' di argomenti. E di per sé non è brutto, ok? Non è brutto, ma non è una storia d'amore di Natale, non mi piace. Non mi piace proprio per niente, mi dispiace. Cioè, no. Altro libro che ho letto è stato questo qui, La ragazza dell'Atelier Rose di Anne Jacobs. Come sapete già, io l'autrice l'ho adorata con La villa delle stoffe, quindi ero super contenta quando appunto l'ho trovato alle braccio. Avevo fatto l'unboxing, mi sembra, o l'acquisto, non mi ricordo. Comunque, letto, gli ho dato 3 stelline su 5. Non è un brutto libro, si fa leggere, è coinvolgente, però diciamo che anche qui la storia d'amore non mi è piaciuta, perché la nostra protagonista è una ragazza che appunto lavora in un atelier e si innamora di un ragazzo che è, come dire, fidanzato con una che poi è la sua migliore amica, possiamo dire, anche se lei è altolocata. E c'è un risvolto un po' particolare, detto ciò. Diciamo che questo risvolto non mi è piaciuto, non è piaciuta come è piaciuta la storia d'amore, perché i due si ritrovano, mentre lei piano piano
prova sentimenti per lui. Lui è come se fosse tipo il colpo di fulmine. Io odio ogni stato love, i colpi di fulmine non mi piacciono per nulla, però questo è una cosa personale. Vi posso garantire che c'è un risvolto verso la fine che non vi aspettereste mai. Ma proprio mai. E vi posso garantire che vi lascerà lì così. Cosa ho appena letto io? Mi aspettavo di più. Cosa positiva è che si fa leggere con facilità, cioè veramente non mi ha mai appesantito. E cosa anche positiva è che è uno standalone, quindi è un volume unico. È stata una scoperta che non ci credevo manco io. Questo titolo è stato un titolo, tra l'altro, letto probabilmente negli ultimi giorni di sotto Natale, praticamente. È un libro del BookTok. Il libro in questione è Non so perché ti amo di Mariana Zapata. Io non ho mai letto nulla di questa autrice. Perché mi sono approcciata a questo titolo? Perché non perché ne parlasse BookTok, ma perché è ambientato sul ghiaccio. Per chi non lo sapesse, sapevatelo, a me ho di certo una sorta di venerazione per il patinaggio artistico. Ok, mi piace un sacco il patinaggio artistico. Io seguo le gare di patinaggio artistico, seguo le, come si chiama? Patinaggio di figura, scusatemi. Seguo quando fanno le Olimpiadi invernali, patinaggio artistico, di figura, mio, assolutamente. Quindi lo adoro, un po' come la ginnastica ritmica. Mai praticato, però mi fa impazzire. E mi fanno impazzire anche le serie ambientate sul ghiaccio, quindi adesso ad esempio sto guardando Skating to Love, che è appunto ambientato sul ghiaccio, quindi mi fa veramente impazzire, e quindi mi sono approcciata a questo titolo. Mi è piaciuto nonostante tutto. Ora, è un enemies to lovers, abbiamo due protagonisti, una che fa appunto patinaggio artistico. Oggi non ce la faccio, patinaggio di figura, che si trova a dover far coppia, lei lo faceva in singolo, poi è andata a fare quello in coppia e si trova a dover far coppia con una persona che lei odia. Ovviamente poi finirà una storia d'amore, ok? Però mi è piaciuto moltissimo lo sviluppo, mi sono piaciute anche le descrizioni. Io avevo paura di leggere cosa sul ghiaccio perché non lo stai guardando, ok? Non vedi esibizione, la stai leggendo. Quindi avevo paura di non riuscire a immaginarmela, non riuscire a vedere effettivamente quello che stavo leggendo. Non ci sono riuscita e mi è piaciuto veramente tanto, nonostante tutto. Ovviamente questi due personaggi, questi due ragazzi devono, in un anno devono riuscire a entrare a far parte di una cosa, non so, mi ricordo bene. Comunque riuscire a fare anche delle gare, mettersi bene d'accordo, riuscire a fare anche delle gare, e non è facile. Siccome la compagna del nostro protagonista si è presa un anno sabbatico, vabbè, un anno sabbatico da lui, e la nostra protagonista viene scelta solamente per un anno per essere appunto sua compagna. Ora, ci sono dei problemi in questo titolo, secondo me, però nonostante tutto mi è piaciuto. Non lo credevo, francamente, non ci davo mezza lira. Invece sarà il prossimo libro che darò a mia nonna. E cosa che mi è piaciuta tantissimo, ragazzi, perché ultimamente va un sacco lo spicy nei romanzi, così va un sacco lo spicy. O 0,5. Mettiamo 0,5, va bene. Non mi ricordo se c'è una scena, ma c'è una scena. Basta. Fine della storia. Quindi è molto più concentrato sull'evoluzione dei personaggi, sull'evoluzione soprattutto di lei. È molto più concentrato anche sull'evoluzione in quanto di coppia. Comunque, ragazzuoli, queste sono state le letture che ho fatto, le ultime letture 2022. Diciamo che sono state tutte una merda. Spero che il 2023 sia meglio, anche se ho iniziato veramente molto male. Però spero sia meglio. Il 2023, lo spero. E concludo dicendo che nel 2022 ho letto alla fine 68 titoli. Per me è, diciamo che io leggo quando riesco, quando ho voglia. Adesso sono a 3 titoli letti, ma 3 titoli brevi letti. Non mi sto dando un tetto di libri da leggere, non mi sto facendo TBR. Proprio libera. Libera di leggere quando voglio leggere, di leggere quello che voglio leggere.
E poi ogni anno comunque mi piace vedere quanti titoli ho smaltito della mia libreria, mi piace sempre. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se avete letto qualcosa che vi ho citato, fatemi sapere appunto che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video.